uno più instabile dell'altro, pure i primi. Se vuoi, io so. Però devi dare un'alternativa. Perché tutti soggiacciono al diktat che dice non l'Europa, ma queste 1991 banche che sono le stesse che controlla la BCE. Anziché perdere le energie per fare queste cose qua, fai un movimento, non lo so, hai che capito, dentro in hai, che hai capito perché stiamo facendo questa cosa? No, non l'ho capito. E quello è il motivo. Perché alla fine, quando ti dico portami qualcosa di concreto, me lo devi dire. Come hai intenzione di affrontarlo? Con il voto di contesta. Quando io vado in il voto di contesta arriverà ad essere un partito, un movimento che dovrà dare delle risposte. Certo, è qui che ti posso dire. Il partito è quello che sono persone. Certo. E allora, uno va a fare, scegli un movimento, qualcuno, e poi dopo vedi. Non ti offendere, ma devi riaccendere il cervello. Forse non ti è chiaro. E qualunque partito, sono completamente fuori. Qualunque partito, in questa condizione. Ma i partiti siamo noi. Ma se ti dico che sono tutti contrari. Ma io se ti dico che la democrazia è basata. Ma quale democrazia? Ma quale democrazia? La democrazia è basata. La democrazia è la cosa del futuro. Te lo sto dimostrando a lei. Lo vuoi sentire o no? Io l'anarchia non ci credo. Ma quale anarchia? Lo so, però secondo me quando tu arrivi a un punto che devi decidere come affrontare per risolvere un problema sanitario, non puoi decidere nulla, ho detto dammi un'alternativa. Ascolta, Orazio. Che entro nel girone infernale della lotta politica. Ma fai il suo ruolo, però usciamo dalla lotta politica. Sì, è troppo fuori. Secondo diciamo, me, nel senso che è forse cosa, io vengo da una storia completamente diversa, quindi sono venuto qui in grazie per l'informazione. Il problema è che tante volte molte persone sono arrivate alla conclusione di votare per ora, di votare il meno peggio. No. E purtroppo io ne sono costretto. Cioè, cosa capito? Io sono venuto per le informazioni, ma non siamo per la storia. Non è capito nulla. È un discorso. Mi spiace, ma guida, voglio fare la guida. Aspetta, 5 minuti dopo. Io sono venuto perché, oltretutto, pensavo anche che questa cosa qui pubblicamente non si potesse neanche fare, fatto di dire alla gente di non andare a votare o di non esprimere il voto. L'ho visto, infatti sono venuto per questo, perché non sapevo di questa cosa qui. Adesso lo so, però per me è già. Non hai capito? Una premessa.
ci hanno fatto vivere con la scusa di 180.000 euro per essere di tasse non pagare. Falso. Capito? Questa è una dittatura vera. Tu non devi credere un cavolo di nulla di quello che è quella la sua responsabilità qua. Lui per soli e giustamente qualcosa
Okay. Si viene avanti se c'è allora, un problema. Sensoriale, di analistica, no? Come vuoi, se non facciamo questo tipo di
30 anni, anche 40, tutta una serie di modificazioni dello Stato, di, diciamo, di mistificazione dello Stato, di trasformazioni da uno Stato che era inizialmente sociale e solidale, con tutti i limiti che sappiamo ovviamente, ma che ci aveva fondamentalmente una legislazione in quel tempo lì. Oggi abbiamo invece una legislazione che è arcigna, che è usuraria nei confronti del cittadino, perché, come ho detto, è stata avvantaggiata una parte che dico questo. No, parliamo prima degli 800, no, prima questo per gli 837. Allora, nessuno ha mai sentito parlare della legge 130-1999. Avete sentito voi? No. Avete sentito dei principini, dei contessini, dell'isola dei famosi, i famosi dei che poi non si sa, questa gentaglia, questa fogliazza che infame. Le cose serie non ve le fanno sapere. Quello che è importante, che avrebbe dovuto capire l'amico che se n'è andato, è che noi di Acqua Mediterranea non diciamo opinioni, non sono nostri convincimenti, sono atti ufficiali, documenti ufficiali. Quindi quello, non ho scritto io, questo. Quando uno firma una legge infame come questa da Lorenzin, è una responsabilità oltre che politica, anche individuale, positiva, umana, sociale. Non è possibile che tu scrivi quelle cazzate lì che è scritto a Lorenzin e non te ne rendi conto. Perché tu non sei solo lì, non sei sola lì ministra, c'hai uno sciame di consulente attorno. E se lo fai è perché lo vuoi fare, non è un errore. E poi quando le leggi diventano centinaia, non è un errore, non siete tutti così coglioni. Che l'hanno fatto fare. L'hai voluto fare, che l'hanno fatto fare. L'hai voluto.
nessuno dice niente. A questo proposito, quello che faccio un attimo flashback, un attimo ancora, piano piano cominciamo a capire come funziona davvero lo Stato. Abbiamo fatto tra il 2011 e il 2013 una ventina di querele contro tutti gli apparati stati dello Stato, dal Presidente della Repubblica alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Corte dei Conti, eccetera, ministri, in quantità. Finalmente arriva il procuratore della Repubblica, Erminio Amelio, avete mai sentito nominare questo sì, perché lui è il famoso, è quello che ha fatto le indagini per l'Italia, per l'Italibus e altri, meno male, però uno tosto, finalmente abbiamo trovato la strada maestra. Adesso qua un giorno, questo me lo comunicano, un giorno ci convocano alla sede centrale della Guardia di Finanza a Roma, che è una cosa tipo la cattedrale di San Pietro, una cosa mega galattica, sarà 100.000 metri quadri, una cosa. Andiamo lì e ci convocano me, Giorgio Vitali e un altro nostro amico avvocato che partecipa alla spesa anche lì delle denunce, e loro hanno detto no, noi abbiamo solo firmato relazione del comandante.
comandante della caserma, il colonnello comandante di quel tenente che aveva fatto. Il colonnello fa: sì, è vero, tutto quello che è scritto da Orazio Veniani, che surrogato dalla sintesi fatta dal mio tenente, che era Lisa, che i reali sussistono, che i reali sono stati commessi in quei determinati modi, fatti, tempi, eccetera, che ci sono questi personaggi, queste cariche istituzionali che hanno commesso queste cariche, però, siccome i nostri presidenti della Repubblica, i nostri ministri, i nostri governanti, i primi ministri, i parlamentari, eccetera, sono tutti una banda di coglioni che non hanno manco un consulente, no? Sanno quanti professori all'università di Boston, no? Chiunque. Sono una banda di imbecilli, di incapaci, di intenditori, siccome non c'è reato colposo, non sono perseguiti. Allora, andiamo a vedere anche Erminio D'Amelio. Erminio D'Amelio ripete esattamente quello che dice, sì, visto che il colonnello si è godito, il colonnello era vero. Lì abbiamo denunciato che non c'è l'ufficio e c'è il professor Cotto, contro di loro. Questo per dire che se uno è convinto di quello che veramente scrive e fa, può fare qualcosa. Lì ancora non c'è niente, abbiamo anche pensato al Consiglio Privato della Magistratura, al Consiglio d'America, al CSM, alla Corte Internazionale dell'AIA. Non è che giochiamo. Cioè, il mio lavoro è questo, quello di Giorgio Vidale è questo, quello di Maurizio Sergiare è questo e gli altri. Facciamo tutto. Però scusa, io sono molto ignorante, quindi capisco e non capisco, però dico alla fine qualcosa riuscite a cambiare. Allora parliamo degli 867 condannati. Allora questi signori è andato a partire da allora, siccome la gente sa che noi li facciamo queste cose, abbiamo delle persone all'interno in funzioni importanti all'interno dello Stato che ci mandano tutto il materiale. Quindi ci abbiamo il materiale che ci mandano. Contro infiltrati. Invece di essere il potere governativo che infiltra il personaggio, per esempio un amico politico del comunismo, per appunto essere uno infiltrato, noi infiltriamo. Anzi, degli infiltrati autonomamente, perché pensano e hanno la concezione sana dello Stato, per difendere quelle loro convinzioni e le istituzioni, ci danno queste. Loro non possono agire in prima persona perché ovviamente perderebbero quello che hanno, tutto, perché estrometterebbero immediatamente con la scusa più. E ci mandano queste due. E comunque dopo non avreste più queste persone, quindi come? Cioè, non interessa il vostro. Certo, ma chiaro. Allora, nel 91. Tranne per esempio l'Indonesia. L'Indonesia, per esempio, il presidente indonesiano, non mi ricordo più come si chiama, ha fatto condannare in contumacia un certo signor Soros, che si è condannato a morte. Ha fatto condannare a morte anche un certo signor Obama, che se ci va, si fanno la prendere. Lì ce la condanna a morte. Me ne dico un'altra. Non lo sa nessuno. Il signor Berlusconi è stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere da un tribunale di New York City. Quindi certe cose non si fanno, ma c'è politica, ma si fanno il Papa sembra che sia stato condannato. Allora, per parlare cominciare a delineare gli 867 successo così, che a un come dicono all'inizio, nel silenzio, nella segretezza più totale, alcuni organi importanti delle istituzioni, in particolare in alcuni settori di finanze, di tesoro, dove ci sono i soldi per fare le cose. Se non c'hai i soldi, le cose non le fai. È inutile che tu prometti 1.000 euro al mese ai pensionari se non c'hai i soldi. E quindi uno dei gangli dello Stato che può eventualmente avere i soldi è il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze, eventualmente, no? Perché abbiamo visto che è un po' difficile, no? Altri. Però in qualche modo potrebbe
E allora, a partire dal 91, ci sono state molte azioni parallele, coordinate, che hanno asserito varie funzioni, varie istituzioni dello Stato, in contemporanea. Una di queste è stata, per esempio, quello che ho detto prima, no? La legge 130 e altre. Un'altra di queste leggi, anzi, una serie di almeno una ventina di leggi ha creato questa cosa del diritto. Allora, i direttori generali del Ministero delle Finanze e del Tesoro sono circa 1200. A partire dal 1991 sono uscite una serie di circolari, direttive e quant'altro, oltre che a varie leggi che permettevano queste cose, che hanno fatto in modo che fossero mandati in prevenzionamento o estromessi a qualunque titolo in vario modo, con regalie e quant'altro, fossero mandati a casa 867 direttori generali ufficialmente assorbiti dal Ministero, dai vari ministeri inquirenti, cioè assunti tramite concorso nazionale e dopo aver fatto 2 anni di corso di alta specializzazione nell'amministrazione dello Stato. Questo deve fare il direttore generale, non è che uno si inventa e fa il direttore generale. Invece, che cosa è successo? Nel corso di quegli 2, 3, 4 anni, tra il 91 e il 94, sono stati non assunti, ma nominati questi 867 personaggi, che erano normalmente, principalmente, maggiormente all'interno dello Stato già, però con ruoli più bassi, tipo l'ottavo e il nono livello, per cui sono stati elevati senza fare corsi, e questo non si può fare manco all'interno. Se tu stai dentro e hai fatto e occupi un certo ruolo, non puoi salire al ruolo successivo se non fai un certo tipo di, diciamo, azioni e di corsi, studi, di ampliamento delle tue conoscenze, perché non puoi ricoprire quel ruolo, perché non hai le conoscenze giuste, le competenze giuste. E allora questi signori dell'ottavo e nono livello sono stati nominati, assunti dopo uno per uno per nome e non tramite il concorso, e messi là, e questo è già un creato. Ma per fare il direttore generale e per esempio le vice cartelle esattoriali occorre essere, prima lo dicevo un altro attraverso, direttori generali con incarico, direttori generali di 10 livello con incarico sono stati condannati in primo grado. Adesso c'è l'appello,
dicendogli guarda che se tu non fai la revisione delle elezioni, non fai questa cosa qua, non fai quest'altra cosa, un diktat vero e proprio, tu ti buttiamo fuori immediatamente dall'Europa. Siccome lui non voleva accettare, nel giro di 3 giorni le azioni di Mediaset e delle altre società di Berlusconi hanno perso 150 milioni di euro. Non giusto di 100. Allora che è? Scusate, mi danno, vado a puttane che faccio meglio. Che viene meglio? Cioè, questa è la realtà del gioco. Questo è il gioco, non è quello che raccontano a voi sui telegiornali. Mi dispiace la mia collega Dorina, io non ho capito più quello che non può. Vi racconto che mi è successo quello sul treno.
così, è andato in giro per il treno, 12 carrozze, un bel pezzo. A un certo punto incontra un tizio e dice: ma che stai facendo? Diciamo, guarda, sto facendo informazione. E questo dice: ah, ma mica lo puoi fare? Come no? Dice Andrea: certo che lo posso fare, l'articolo 21 è chiarissimo. Dice: no, 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 il regolamento del treno non permette di... Dice: ah, vado a chiamare il capotreno. Chiama il capotreno. Arriva, io ero sempre al mio posto, non ho assistito a questa scena, me l'ha raccontato lui. Arriva il capotreno e gli dice la stessa cosa, lui dice: no, no. Allora, nel frattempo mi aveva finito di volantinare, non c'aveva manco più messo un volantino, per cui ha detto: vabbè, gli ho detto: torna al suo posto, perché torna al mio posto, chi se ne frega. Vado a pialare. E viene e mi racconta questa cosa. Ho detto: no, no, non si può fare. Ecco qua.